Bella ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, vi è mai capitato di mandare un messaggio su WhatsApp e di inviarlo alla persona sbagliata? A me è capitato un sacco di volte e ho fatto tantissime gaffe. Allora, oggi voglio fare uno scherzo a Bubi che in questo momento è al lavoro e voglio far finta di sbagliare a inviare il messaggio e sul messaggio sembra che ci sia scritto che io mi sono vista ieri con qualcun altro, con qualche altro ragazzo con cui ho un flirt o qualcosa. Insomma, adesso scriviamo il messaggio e vediamo un attimino. Sto registrando il cellulare perché non so usare questa nuova telecamera che abbiamo preso e non so regolare gli zoom. Quindi sto registrando il cellulare, lo schermo sul Mac. Ok, gli ho scritto: è stato bello ieri, spero di rivederti presto, tua Katie. E subito dopo gli scrivo: ops, ho sbagliato. Ope. Odio sto correttore automatico, ragazzi, lo odio. Ogni volta mi fa sbagliare. Già sbaglio a scrivere di mio, parlo male, parlo come non so che cosa e questa cosa mi fa sbagliare. Ok, mi ha mandato dei puntini, quindi ha già visualizzato, ha già risposto. Veloce, ragazzo. Per chi era? Cosa? Proprio risposte a caso. Per nessuno. Mi ha scritto cosa? Tu hai scritto: è stato bello ieri, spero di rivederti presto. Tu a Katie, per chi era? Cavolo. Non so cosa rispondere. Bubi? Tutto bene al lavoro? Cose a caso, cerco proprio di cambiare discorso in maniera un po' strana e ovvia. Perché fai così? Mi sta chiamando, raga. Metto giù. Ok, messo giù. Bubi, non posso rispondere. Mi sta registrando un audio, raga. Sarà preso malissimo. Perché quello lì sospetta sempre di qualsiasi cosa. Cioè, non puoi parlare male, non puoi sbagliare a dire una cosa che lui sospetta. Chissà che cosa. Sentiamo un messaggio vocale. Katia, dimmi perché era quel messaggio. È un po' preso male, raga. Per nessuno. Un altro messaggio vocale. Sta scrivendo tutto. Puoi rispondere prendendo i messaggi di merda di quei inviare. Per chi era e muore. Cioè, è evidente, è sbagliato di inviare un messaggio, dimmi per chi era. Non fare il geloso. Non ti fidi di me? Non è fare il geloso, mi hai inviato un messaggio sbagliato, è evidente, hai sbagliato, voglio solo sapere a chi cazzo era indirizzato quel messaggio di merda. Devo anche rientrare ora a lavorare, ma ci senti questo mi prendi i coglioni, non so che cazzo ti sta passando per la testa, per tutta la vaga. Ecco, mi ha scritto non girare la frittata. Lui lo sa bene perché lui è il primo a fare sempre così. Vero Bubi che sei sempre tu il primo a fare gira la frittata? Oddio, mi sta chiamando di nuovo. Bubi, non mi chiamare più! Mi sputtani il programma qua. Ok. Ancora mi sta chiamando. Guardalo. Se ne va malissimo. Metto giù. Metto giù. Non so più dove guardare il messaggio. Mi stai facendo incazzare, Katia. Luca, dai, non fare così. Lo sai che ti amo. Dai, Bubi, io ti amo, non fare così. Altro messaggio vocale, Come sentiamo. rispondere a sta merda di telefono? Me la smetti di prendermi per il culo? Gli dico che le chiamate non arrivano. Ora mi sto incazzando. Cioè, mi stai prendendo per il culo, è evidente. Evidente. Sento che ti arrivano le chiamate, stai mettendo giù. Rispondi, è buona, dai, che devo rientrare a lavorare. Gli dico che non prende. Non. Oddio, mi sta chiamando di nuovo. No, gli dico. Metto giù, metto giù. No, Bubi, non prende. Dai, buon lavoro. Liquidato, proprio liquidato così. Mi ha mandato un dito medio. Gli devo dire la verità, raga. Sta venendo caldo. Non so che cazzo ti prende, stai facendo la vaga, hai inviato un messaggio sbagliato, è evidente che hai sbagliato, era per un'altra persona e ti dico. Mi sta chiamando di nuovo, raga. Cioè, non mi fa finire un messaggio vocale, non si fa così.
Quando mandi un messaggio vocale devi aspettare. Non puoi avere quest'ansia, ragazzi. Faccio ripartire. Sto inviando adesso. Dimmi che cazzo stai inviando e basta. Mi sta mandando un altro messaggio vocale. Dai, cadere, io devo entrare a lavorare, cioè. Mi stai prendendo per il culo di dentro. Visto che non mi vuoi rispondere, non vuoi comunicare con me. Boh. Va bene, buon lavoro. Poverino, sarà incazzatissimo, preso malissimo. Però è troppo divertente. Lavoro un cazzo, cazzo. Lavoro un cazzo. Mi sta registrando un altro audio, aspetta. Per girare i coglioni, mi prendi per il culo e poi buon lavoro. Mi prendi doppiamente per il culo, vai a cagare. Cioè, ma stai proprio servendo, vai a cagare. Dai, mi sta mandando un altro audio. Quando la smette, glielo dico, raga, va avanti. Rubì, vai avanti. Cosa ti devo dire? È evidente che mi stai prendendo per il culo, cioè. Dai, Bubi, non fare così, ti prego. Comunque, ti devo dire una cosa. Ieri praticamente è successo che... ti ho fatto uno scherzo, Bubi! Poverino, era già preso male, vabbè, da fare. E ne riparliamo stasera, cioè, ha reso completamente. Bubi, ci sei cascato, ma ti pare che io ti tradisco così e soprattutto che mi faccio scoprire in questo modo stupido? Mi sta chiamando, che stavolta rispondiamo, eh. Pronto, Bubi? Mi senti? Sì. Sì. Cosa fai? Fa pagare. Ma che cazzo arrivi? Mi hai fatto prendere il cazzo di brutto. Scusa, Bubi, ma dovevo fartelo assolutamente. Ma che evidente che mi stavi prendendo per il culo, era evidente. Lo so che era evidente, cioè tu dovevi sospettare fondamentalmente che io ti avessi tradito. Ridere. Non dai, non fare così. Fa niente. Dai, non ti vendicare. Chi se ne frega. Vabbè, però sei contento che era tutto uno scherzo, eh. Però sei contento che era tutto uno scherzo, no, forse era meglio. Oh, va bene, ok. Va bene, ok, dai. Fai il pappagallo? Devo rientrare, dai. Va bene. A dopo, ciao Bubi. Ciao. Ciao. Bella raga, allora scherzo uscito, ce l'abbiamo fatta, quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, mettete like, guardate il nostro ultimo video e suggeritemi un sacco di scherzi, mi raccomando, ho bisogno di un sacco di scherzi da fare al povero Bubi che se lo merita sempre tantissimo. E comunque ricordatevi sempre che chi la fa l'aspetti. Dun 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 dun.